Ciao amici Unac, buongiorno, siamo qui, giornata splendida, faremo oggi un tutorial che io penso sia importante per tutti noi, come non farsi prendere dal panico quando il nostro drone sparisce alla nostra vista, che non deve mai accadere, ma può succedere, oppure non sappiamo esattamente dove è. E comunque sigla! Eccolo qua, il Manfrotto, ve l'ho già fatto vedere l'altra volta, lo zaino sto usando da più di un mese e mi sto trovando veramente benissimo. Ho portato con me oggi ovviamente il Mavic Air 2, quindi adesso gli metteremo le eliche, ormai sappiamo tutti come caricarlo, come levare il gimbal, quindi ormai lo conosciamo, non dobbiamo neanche stare più di tanto a spiegarlo. Quindi adesso monterò le eliche sul Mavic Air 2, ci vediamo in volo e faremo questi esercizi che ci servono per recuperare il nostro drone. Verifica completata e facciamo decollare il nostro Mavic Air. Ci allontaniamo per sicurezza. Se io faccio i comandi che conosciamo, quindi motore in basso, motore in alto, drone sale e drone scende, quindi ce li ricordiamo. Yaw sinistro, rotazione sul proprio asse, yaw destro, rotazione verso destra. Stick destro, comando destro, pitch in avanti, pitch indietro, roll a destra, roll a sinistra. Quindi i comandi ormai li abbiamo visti, drone risponde, partiamo, ce lo posizioniamo in un punto qualunque, facciamo conto di stare in questa posizione, ovviamente non lo allontano perché possa essere visibile dalla telecamera, attiviamo la telecamera, così vediamo cosa sta registrando e supponiamo che in questo momento io abbia perso il controllo del drone. Quindi giro lo yaw a casaccio e mi metto in una posizione che io non vedo, diciamo, abbastanza bene il drone, però come faccio? Non posso portarlo a casa perché per un motivo che qualunque ho perso il return to home, ho una avaria, sono in qualche modo nel panico. Vedo il drone, è importante, ecco perché è importantissimo che noi abbiamo sempre il drone a vista. A questo punto come faccio a capire come è messo il drone? Molto semplicemente attivando il controller del pitch e del roll. Quindi se io do il pitch in avanti, il drone mi va a destra. Se io do il roll destro, il drone viene verso di me. Vuol dire che la prua del nostro drone è entrata in questo modo. Quindi come farò a portarlo verso di me se la prua del drone è orientata praticamente verso la nostra destra? Beh, porterò il drone con una componente del roll a destra e contemporaneamente me lo abbasserò, e quindi ecco che io me lo sto portando piano piano a casa, ok? È chiaro questo, no? Quindi do il comando che in qualche modo mi porta il drone nella direzione che in questo caso era verso destra, quindi l'avanti del drone non era più il pitch in avanti, ma era il roll destro. Ruotiamo il drone e riportiamo di nuovo un po' più in alto, lo mettiamo qui così e facciamo come abbiamo fatto prima, diamogli una rotazione casuale, supponiamo che sia così. A questo punto stesso discorso, per vedere la prova del drone io cosa faccio? Pitch in avanti, vedo che il drone va a sinistra, quindi sta andando in direzione opposta, non va proprio a sinistra parallelo, diciamo, alla mia linea ideale, ma leggermente inchinato. Se io do il roll destro, il drone si allontana, vuol dire in qualche modo la prua è orientata in questo modo. Quindi come faccio a portare il drone verso di me? Semplicemente dovrò dare la componente opposta. Quindi se il drone è orientato in questo modo, per portare il drone verso di me, che io sono in questa posizione, dovrò dare questo tipo di comando e abbassarlo. Eccolo qua, ok? Sono andato un po' veloce, ma insomma, anche per guadagnare un po' di tempo. Ripartiamo dalla stessa posizione, andiamo su. Siamo, ricordiamocelo, quindi, di nuovo, pitch in avanti viene verso di me a sinistra, quindi sta venendo in questa direzione. Roll destro si allontana, quindi vuol dire che va in questa direzione, vuol dire che la prua è questa, ok?
Quindi è come se il mio radiocomando fosse girato in questo modo, ok? Io rispetto al radiocomando sono sostanzialmente in questa posizione. Quindi cosa farò io? Non farò altro che dare una componente a sinistra, in basso, e un leggero pitch in avanti, e il drone viene verso di me, ok? Va bene? Io spero che sia stato, lo so, non è semplice, potete, ripeto, o il trucchetto di ruotare il radiocomando secondo la prua, che funziona sempre, oppure ragionare sostanzialmente con i comandi, come vi ho detto, quindi con i comandi sostanzialmente legati alla posizione della prua. Quindi se la prua è verso di me, è chiaro, no? Cioè, se la prua è così, do il pitch viene verso di me, cosa faccio? Non faccio altro che portarlo con la prua verso di me, ok? Cioè, è abbastanza immediato, insomma. È chiaro che a seconda di come io posiziono il mio drone, chiaramente io devo essere sempre consapevole del fatto che lui sostanzialmente gestisce i comandi a seconda di come è posizionata la prua. Quindi io devo sempre sapere come è orientata la prua. Questa è la cosa più importante, la cosa fondamentale. Ne facciamo un altro, l'ultimo a casaccio, supponiamo di fermarci così. Se io do il pitch in avanti, lui va in qua, va verso in avanti destro, quindi mi aspetto che se faccio roll destro, lui vada a destra, che vuol dire che la prua è orientata in questa posizione. Io sono qua, per venire da me cosa dovrò fare? Dovrò dare il comando opposto. Ok? Ok. Allora, amici Dark, adesso facciamo atterrare il nostro Mavic Air 2 e ci vediamo per i saluti finali. Ho qualche novità da dirvi. Allora, amici di NARC, ecco qua, è tutto. Abbiamo visto come il nostro drone può essere comandato per essere, diciamo, portare in sicurezza il nostro drone. Quindi avete visto, è importante capire dov'è l'orientamento della prua e in base all'orientamento della prua, di conseguenza, agire sui comandi per fare in modo di portarla a casa. Quindi è un gioco di componente di pitch e di roll. Il controllo sinistro, quello del motore dello yaw, non lo dovete toccare a quel punto, perché dovete semplicemente fare in modo che il drone si sposti sostanzialmente rispetto alla sua diagonale composta dal pitch e dal roll. Lo so, può sembrare difficile all'inizio, però se ci prendete la mano, fate gli esercizi come ho fatto io, divertitevi, avvicinatelo, non fatelo troppo da lontano, e appena avete preso confidenza vedrete che sarà tutto più semplice. Allora, amici di NARC, anche per oggi è tutto. Alcune cose da dirvi rapidamente. La prima è che la settimana prossima dovrei finalmente andare un paio di giorni in montagna e spero di fare delle riprese eccezionali. La seconda cosa volevo dirvi, può sembrare antipatica, ma voglio dirvela comunque, ho visto che ci sono diversi video sull'utilizzo, come sbloccare il Mavic Air, il Mavic Mini, FCC, non FCC. Io ho una linea sul mio canale, lo avrete capito, probabilmente magari sarà meno divertente per alcuni di voi, però io credo che la cosa interessante di questa passione, che può anche diventare in alcuni casi un lavoro, è quello di rispettare le regole, quello di seguire una certa linea di condotta. Quindi io personalmente non vi farò mai vedere video in cui sostanzialmente si può capire come fare a sbloccare, modificare, non mi interessa. Credo sia più interessante per tutti noi, per me almeno, quello di cercare di capire come utilizzare al meglio le già tantissime funzioni che questi gioielli hanno. Quindi come cercare di fare bene i comandi, di volare in maniera precisa, attenta e soprattutto sicura per tutti. Questa almeno è, come dire, la linea editoriale di questo canale e da questa non mi sposterò. Vi ringrazio, seguite il canale, iscrivetevi, ci vediamo la prossima settimana, dovrei essere in montagna, spero di fare un bel video per voi, perché è un po' che non posto dei video, ma del resto voglio postarli quando c'è qualcosa di interessante per tutti quanti. Vi ringrazio, saluti, alla prossima settimana, ciao da DroneNARC!